Esercizio numero 3 sulla conduzione termica, la legge di Fourier, una veranda, una parete di vetro di 30 metri quadrati di superficie e 1 cm di spessore. Il gradiente termico tra l'interno e l'ambiente esterno è 5 gradi centigradi o 5 Kelvin, che è lo stesso trattandosi di una differenza di temperatura. Quanto tempo ci vuole affinché 41,3 megacalorie di calore passino attraverso la vetrata? 3 ore e mezza, vedremo un risultato leggermente diverso. Può cambiare in base al valore che noi prendiamo per la conducibilità termica del vetro. Fate stop, provate a risolvere l'esercizio da soli e poi guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, la veranda, spessore di 1 cm, 10 alla meno 2 metri, l'area 30 metri quadrati, gradiente termico, e questa è la legge di propagazione del calore per conduzione, la legge di Fourier. Il calore che passa ogni secondo attraverso la parete, il coefficiente di conducibilità termica, l'area della parete, lo spessore della parete e il gradiente termico, da non confondere il gradiente termico delta T con il tempo che passa delta T. La nostra incognita è il tempo, quindi portiamo il tempo in alto a destra e portiamo tutto il resto che sta a destra a sinistra, in modo da isolare delta T tempo in alto a destra, quindi delta Q rimane a sinistra, D va in alto a sinistra a moltiplicare delta Q e questi tre fattori, lambda S e delta T, vanno in basso a dividere a sinistra. Quindi andiamo a sostituire i valori per calcolare delta T. Cominciamo con lo spessore D, 10 alla meno 2 metri, 1 centimetro. Proseguiamo con delta T il gradiente termico 5 Kelvin e con l'area della parete e della veranda, quindi 30 metri quadrati. Poi ci mettiamo il calore che deve passare, abbiamo detto che sono 41,3 megacalorie, mega vuol dire 10 alla sesta, vuol dire un milione, 41,3 milioni di calorie. Il 10 alla 6 e il 10 alla meno 2 diventano 10 alla quarta. Infine andiamo a cercare il coefficiente di conducibilità termica del vetro da non confondere con il coefficiente di dilatazione termica, anche se entrambi spesso vengono indicati con lo stesso simbolo, lambda. Andiamo quindi a cercare i coefficienti di conducibilità termica, attenzione a non sbagliarsi, calori specifici no, quindi continua a scendere, coefficiente di dilatazione termica lineare no, calori specifici no, conducibilità termica sì. Andiamo a cercare il vetro per finestra 1,0 watt su metro Kelvin. La K è perché questo sito indica i coefficienti di conducibilità termica non con il simbolo lambda, ma con il simbolo K. L'unità di misura è watt fratto metro Kelvin, quindi 1 watt su metro Kelvin. Andiamo quindi a sostituire il coefficiente di conducibilità termica, lambda, 1 watt su metro Kelvin. Semplifichiamo tutte le unità di misura perché il metro quadrato va via con questo metro e con quest'altro, il Kelvin va via. Al posto di caloria vado a sostituire 4,186 joule, quindi una caloria è 4,186 joule. Al posto di watt, meglio watt, scrivo joule al secondo, quindi joule e joule si semplificano, il secondo che è qua sotto ritorna al numeratore e quindi il risultato sarà espresso in secondi come è giusto perché sto cercando un tempo. Vado a fare quindi questi calcoli. 30 per 5 ho scritto 150 e trovo 1,1525 per 10 alla quarta secondi, vuol dire 11.500 e passa secondi. A questo punto il problema sarebbe finito. Infatti abbiamo calcolato il tempo che ci vuole affinché quella data quantità di calorie passi attraverso la vetrata. Quindi il problema è finito, ma possiamo esprimere questo risultato in modo migliore, per esempio in ore. Quindi prendiamo questi secondi, dividiamo per 3600, che sono i secondi contenuti in un'ora. E quindi il risultato è 3,2 ore. Prima avevo scritto 3,5 ore, evidentemente quando avevo utilizzato un coefficiente diverso per il vetro. Se utilizziamo un watt su metro Kelvin viene 3,2 ore. Possiamo poi migliorare ancora l'espressione del risultato finale esprimendo queste 3,2 ore in ore, minuti e secondi. Ma tutto questo è oltre l'esercizio, quindi è un approfondimento extra. Vediamo come si fa a portare le ore in minuti e in secondi, 3,2 ore, separo la parte intera dalla parte decimale, quindi sono 3 ore più un 0 o 2,015 di ora, quindi è 3 più 0,2 in pratica. Le 3 ore le lascio a parte e la frazione 0,2 eccetera ore, la porto in minuti moltiplicando per 60 perché un'ora, questa H, sono 60 minuti. Quindi
Quindi la frazione 0 20 15 ore corrisponde a 0 20 15 per 60 minuti. E così trovo 12,1 minuti, le 3 ore le ho ricopiate. Adesso faccio la stessa cosa per portare i minuti in secondi. Questi 12,1 minuti separo la parte intera, 12, dalla parte decimale 0,1. Quindi 12 minuti più 0,1 minuti. Il 12 minuti lo ricopio e 0,1 minuti lo moltiplico per 60 secondi, quindi fa 6 secondi. Perciò alla fine il tempo è 3 ore, 12 minuti e 6 secondi. Però ripeto che l'esercizio era finito qui, 11.525 secondi, o al limite si poteva finire qua, 3,2 ore.